l'efficienza energetica come elemento chiave di una gestione dei consumi sostenibile e di strategie in grado di aumentare la competitività delle aziende sul mercato. È stata questa la doppia accezione in cui il tema dei consumi energetici smart è stato declinato nel corso dell'incontro organizzato martedì 11 ottobre per l'inaugurazione del nuovo impianto di trigenerazione realizzato da E.ON per lo stabilimento di acqua minerale San Benedetto a Scorzè, in provincia di Venezia. In particolare, del progetto e della realizzazione della struttura si è occupata E.ON Connecting Energies, unit internazionale del gruppo E.ON, specializzata nell'offerta di soluzioni energetiche integrate per operatori commerciali e industriali e per la pubblica amministrazione. La realizzazione dell'impianto, che è stato plasmato da E.ON sulle esigenze specifiche di acqua minerale San Benedetto, si inserisce nel quadro di una collaborazione tra le due aziende, avviata nel 2014. La partnership si è poi consolidata con un accordo di lungo termine, in base al quale il nuovo impianto, della potenza di 13,2 MW, fornirà ogni anno allo stabilimento 100 gigawattora di energia elettrica, circa 70 gigawattora di energia termica, insieme a vapore e acqua refrigerata. Soddisfatto per i risultati in termini di sostenibilità ambientale legati alla partnership, l'AD di E.ON Italia, Peter Ilsch, che ha sottolineato l'importanza del connubio tra innovazione tecnologica e tutela del pianeta. Oggi siamo qui a Scorzè a inaugurare questo impianto di trigenerazione. Siamo molto contenti che abbiamo chiuso questo progetto tempo record. Siamo molto contenti che questa è un'evidenza di successo di un partnership e un risultato per sostenibilità ambientale. E.ON e anche il nostro partner, Acqua Minerale San Benedetto, ha messo al centro sostenibilità il suo sviluppo e anche sua strategia. Perché è importante la sostenibilità? È molto importante che innovazione e sostenibilità insieme portano soluzioni che aiutano a ridurre l'emissione, che hanno un impatto basso all'ambiente, così riusciamo a contribuire alla salute del nostro pianeta e così anche al mondo futuro dei nostri figli. Il progetto è legato all'impegno di Acqua Minerale San Benedetto con il Ministero dell'Ambiente, con cui l'azienda ha siglato un accordo nel 2009, poi rinnovato nel 2011, per la riduzione delle emissioni di CO2, a cui è seguita la sottoscrizione di un nuovo impegno a gennaio 2016, che prevede la promozione di progetti comuni finalizzati all'analisi, riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del settore delle acque minerali e bevande analcoliche. La realizzazione dell'impianto di Scorzè costituisce un grande risultato, secondo il presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto, Enrico Zoppas, che lo ha definito un modo per riqualificare il suo lavoro, sia come imprenditore sia come azienda. È un grossissimo risultato, una giornata sicuramente che corona tante fatiche, tante esperienze che abbiamo maturato con i nostri fornitori dell'impianto, e direi che questo è un buon augurio per continuare in questa direzione, perché la responsabilità che oggi hanno le aziende verso la società e verso l'ambiente è un modo di riqualificare anche il nostro lavoro, sia come imprenditori sia come azienda. Presente all'inaugurazione anche il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente Barbara Degani, che ha sottolineato l'importanza per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità di un nuovo modo di pensare come cittadini, ma soprattutto di un nuovo modo di fare impresa. Noi abbiamo avuto nell'anno 2015-2016 tantissimi ed importantissimi incontri internazionali, non ultimo al Parlamento Europeo, è stato ratificato 10 giorni fa COP21 e quindi l'accordo di Parigi, e ci apprestiamo ad avere altrettanti appuntamenti internazionali. Penso alla COP22 che ci sarà a Marrakesh fra una quindicina di giorni, ma soprattutto al G7 che ci sarà all'inizio del 2017. Incontri importanti che vanno ad alimentare e a ratificare impegni effettivi, sostanziali. Noi ci siamo impegnati per arrivare però al raggiungimento di questi obiettivi. Abbiamo bisogno che ci sia un cambio di mentalità, e questo cambio di mentalità riguarda sì ognuno di noi come cittadino, ma anche il nostro modo di pensare e soprattutto il nostro modo di fare impresa.